Bene, gente, siamo a un nuovo video. Andiamo avanti con la campagna di Doom. Sono un coglionazzo perché praticamente cosa ho fatto? Mentre stavo facendo, preparando il video, sto vedendo il video, ho cancellato praticamente il file d'origine, quindi ho cancellato praticamente Stiamo tutto. per arrivare al complesso di ricerca avanzata della UAC. Tempo di incontrarci di persona. Il mio ufficio è al secondo piano di questa struttura. Sto rifacendo praticamente quindi questo livello per la terza volta, perché la prima volta l'ho fatta ma non sono riuscito a trovare tutti i segreti. L'ho rifatto per l'ennesima volta, appunto per trovare tutti i segreti, poi ho cancellato tutto, quindi lo sto rifacendo per la terza volta. Questa volta lo farò con pochissimi tagli, perché sinceramente non ho voglia di rifarlo nuovamente. E però lo giocherò molto velocemente, quindi insomma, Presenza di un istruttore niente, insomma, lo giocherò abbastanza velocemente. Comunque segnalerò tutti i segreti trovati. Tutti i segreti che appunto ho trovato, anche se io li ho già raccolti, vi segnalerò dove si trovano. Adesso vi faccio vedere. Presenza demoniaca eliminata. Allora, Lodo annullato. qua se non ricordo male c'era una cassa per potenziare il personaggio con salute, corazza, munizioni. Qua c'è un altro segreto. Adesso vi faccio vedere come raggiungerlo. Vedete che là c'è una botola? Praticamente bisogna andare qua e entrare in quella botola. Saltando, bisogna saltare qua sopra, perché sennò non si riesce. Col doppio salto, ecco, brutto esempio. Ok. Si fa tutto questo giro. Questo mi serve, bene. Ecco qua. Qua abbiamo il token da raccogliere, che lì l'ho già raccolto, e lo scaricamento, il terminale dove appunto si può scaricare la mappa. Il problema appunto di questo livello è che, a differenza degli altri, non ti permette di tornare indietro una volta che si Guarda i soldi di prosegue, si questi entrano nelle uomini in porte. queste Dopo un po' le palazzate. porte si Sono tra chiudono i venti più geniali, tra i e non è venti più più possibile bravi. tornare indietro. Quindi io sono stato proprio costretto a rifare tutto quanto. Non abbiamo abbastanza aspiranti e la nostra fede è nulla senza credenti. Non possiamo continuare il lavoro senza di loro. E su cosa staresti lavorando attualmente, Olivia? Non vedo rapporti del tuo team da mesi, dico bene. Sei in grado di mantenere le distanze e il controllo della situazione? Ma certo, credo nel nostro lavoro, ma se vogliamo fare progressi, avremo bisogno di compiere sacrifici ancora più grandi di questi. Questo non è progresso, è follia. Il consiglio comprende la natura peculiare del tuo lavoro e sappiamo bene cosa significano quei sacrifici per l'umanità. Ma il tuo giudizio non è più considerato attendibile. Ok. Comunque niente, adesso raga, io vi segnalo un po' tutti i collezionabili che ci sono, anche se chiaramente non posso andare a raccogliere nuovamente perché l'ho già raccolto una volta. Proseguiamo. Blocco attivato.
Ok, qui adesso c'è da recuperare un po' di armi, eh. Perché col lanciarazzi siamo messi veramente male. Armatura. Buona l'armatura. Questa qua è la porta che adesso è chiusa. Bisogna prima ripulire l'area per proseguire. Io vado anche a sprecare anche un po' di munizioni, tanto se ne frega. Ok, cominciamo. Ok, forse è arrivato il momento di prendere il boost. La situazione qua inizia a diventare un attimino complicata. Qua mi sa che ci vuole una bella ritirata strategica. Allora, siamo messi male un pochino con tutto. Vediamo di recuperare un po' di munizioni. Presenza demoniaca eliminata. Blocco annullato. Ok, allora vediamo qua se c'è qualche collezionabile da raccogliere, ma non mi sembra. Ok, possiamo proseguire e aprire la porta. Non preoccuparti dell'aggiornamento di sistema. È un prototipo per il nostro vincolo interdimensionale. Un modo di richiamarti dagli inferi. Mi dispiace per lo shock, ma non pensavo che avresti accettato l'installazione. Sono il dottor Samuel Hayden. Ho dei rifornimenti nel mio ufficio. Da questa parte, prego.
Tipo sta parte qua della camminata a 2 ore l'avrei tagliata, ma vabbè dai. Raga, non ci vuole di fare tutto da capo, sinceramente lo facciamo questo giro, va un po' quello che ti serve. Dammi tutto. Dai, muoviti zio, ci fai mica tutto il giorno qua, guarda fuori. La distruzione della Torre Argent è devastante. Ma voglio aiutarti a chiudere il portale. Tutto il nostro lavoro e la nostra comprensione del loro mondo deriva dalle iscrizioni su un grosso manufatto di pietra recuperato dagli inferi all'inizio del programma. Lo chiamiamo Pietra Enix. È la risorsa meglio custodita che abbiamo. Olivia ne era ossessionata. Da essa abbiamo imparato a manipolare l'energia degli inferi, a piegarla al nostro volere e a sfruttarne le risorse. Inoltre ci ha condotti a te. La pietra Helix ci ha mostrato come imbrigliare il potere del pozzo. E io credo che possa anche mostrarti come fermarlo. Per anni, Olivia ha tenuto l'Helix nel suo ufficio privato dei laboratori Lazarus, accessibile soltanto tramite l'ascensore del complesso di ricerca avanzata, oltre il baratro. La tua affinità con le armi è evidente. Sono sicuro che anche lì troverai qualcosa di utile. L'ascensore di servizio è in fondo alla sala. Ok. Ah, una cosa importantissima è il collezionabile che ho preso qua. Deve essere preso subito perché questo livello è un po' particolare. Le porte si chiudono alle nostre spalle e non ci danno più la possibilità di tornare indietro. Quindi, a differenza di tutti gli altri livelli dove magari potevo andare avanti e poi tornare sui miei passi per andare a recuperare i collezionabili, qua non è più possibile. Questo è il motivo per il quale io ho fatto il livello la seconda volta, mentre invece prima no. Qua c'è un altro collezionabile che io l'ho già raccolto. Andiamo avanti. Qua c'era un documento, se non ricordo male, però comunque i documenti sono semplici da trovare, li vedete. Qui c'è la porta per il livello classico, dopo vi faccio vedere come si raccoglie. Ok, ripuliamo l'area. Prendiamoci il boost. Thank you.
Ok. Disattiviamo il campo di sicurezza. Il campo di sicurezza ci permette di proseguire. E qua io ho già raccolto tutto. Praticamente qua c'è una sfida che, raga, non la rifaccio, anche perché non mi permette di rifarla, dovrei entrare nel menu per rifarla. Qua c'è questo affare che praticamente tiri pugni alle galline e... premendo X e basta, e vai avanti a tirare pugni alle galline, credo. Io sono arrivato tipo a 10.000 punti, cioè ho fatto praticamente una strage di galline, ma non è successo nulla, quindi non so cosa possa servire. Andiamo avanti. Allora, adesso... vi faccio vedere, praticamente lì c'è la leva che, se tirata, poi si può tornare indietro per aprire quella porta là, che è la porta classica. Non sto a rifare il salto, raga, da qua bisogna correre a fare un doppio salto. Io tipo sono caduto tipo lì e poi mi sono arrampicato, non sto a rifarlo. Poi qua c'è praticamente il un punto lì dove praticamente poi ti dà il boost di salute, armatura e quant'altro, i soliti boost. E mi stavo dimenticando, anche qua nella stanza dove si tira la leva, se non ricordo male, qua c'è un altro, qua sulla sinistra c'è il boost, comunque lo vedete proprio di fianco. Poi saltando giù di là, salendo di là, ok, arrivando lì, praticamente lì c'è un'insenatura che vi permette di raccogliere il pupazzetto, ok? Dovremmo, infatti qua c'è il pupazzetto da raccogliere. Dovremmo aver preso praticamente tutto, credo, cioè nel senso preso. Io li ho presi nella partita precedente, però dovrei aver segnalato un po', credo, quanto. Ok, ora si scende di qua. Aspettiamo che questo si apra. Anche qua, anche in questo caso, andando avanti, poi chiaramente non si torna più indietro, quindi siamo bloccati qua. Ora qua bisogna salire e arrampicarsi là. Così, ok. Andiamo avanti. Allora, qua praticamente attivando questa leva fa partire una ventola che poi ti fa salire in alto. Mentre invece, andando di qua, vabbè, questo qua ve lo faccio vedere, praticamente qua c'è un'altra leva che praticamente conduce sempre nello stesso punto, sempre in alto. Però disattivando questa leva e scendendo giù di qua è possibile andare da questo tizio, che chiaramente quando lì poi gli tiri il pugno ti dà il potenziamento dell'arma, che comunque io trovo molto utile. I potenziamenti dell'arma sono questi, insomma, premendo L2 o su PS4, qualsiasi altro tasto. Poi andiamo avanti. Qua la leva, ok, qua ci permette di salire ulteriormente. Questo qua è l'ingresso, è il percorso principale, è l'ingresso. Scendendo giù di qua si va a prendere l'armatura. Vabbè, io scendo perché tanto a me serve l'armatura. Ok, qua ritorniamo dove eravamo prima. Rifacciamo nuovamente tutto il giro. Allora, qua sulla sinistra c'è il token da prendere. Andiamo avanti. Qua ci sono un po' di stronzi da ammazzare.
Ok. E qua. Scansione retinica fallita. È fallita. Accesso infatti. Richiesto accesso di sicurezza giallo. Accesso di sicurezza giallo che si ottiene. Bisogna eliminare tutti i nemici. Ora dovrebbero aprire le porte. Presenza porte... demoniaca. Ok. Livelli di guardia. Presenza demoniaca eliminata. Ok. Annullato. Ecco qua. Qua abbiamo quello che ci serve per aprire la porta. Poi qui c'è un pupazzetto e qua c'è un documento. Ah, il documento. Ah, ho sbagliato. Il documento lo si trova là. Il pupazzetto. Questo praticamente lo si trova salendo qua sopra e facendo tutto il giro. Ma io se non sto a fare tutto il giro non c'ho voglia. Andiamo dritto al punto. Io ho già esplorato tutto per bene, eh. Qua, là chiaramente c'è un altro documento. Ok, andiamo avanti. Accesso confermato. Salve, dottor Rivers. Qua è successa una cosa molto divertente. Scansione. Nel video quattro precedente, ora chiaramente qua. In 5, 4, 3, 2, 1. Cercano di eliminarmi, no? Lì sotto c'è una rete praticamente laser che io ero morto un po' di volte e poi ero salito qua. Però anche salendo qua. Sistema di sicurezza laser. Scende praticamente questo laser dall'alto e ti elimina. Quindi la cosa da fare è. Praticamente distruggere. Vedi, questo laser qua mi aveva stretto, mi aveva eliminato, vabbè. Ora saltando qua praticamente bisogna sparare a quelli di questi ingranaggi rossi che tanto distruggono tutto. Ora possiamo prendere l'arma, penso che sia quella più figa del gioco. Eccola. Praticamente quest'arma lancia una sfera verde che distrugge praticamente qualsiasi cosa c'è nel suo campo. Adesso io non lo faccio perché quest'arma ha solamente 3 colpi e me li voglio tenere, insomma, per sicurezza. A tutto il personale, procedere. Perché tra un po' arriveranno tanti tanti nemici. Apriamo le porte, aprendo le porte apre anche questa porta qua, che passando di qua permette di affrontare un'altra sfida che io ho completato, ma ovviamente non sto a rifare nuovamente, non mi va sinceramente, non mi va. Allora andiamo avanti. Ok, la nostra amica sfera. Presenza del mondo, oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Ah,
armatura, benzina per la motocicletta, che adesso ci siamo. Ok, allora, ok, prendiamo il quad damage. Forse avrei dovuto aspettare un po' a prenderla. Sarebbe stato meglio prenderlo dopo, raga, il quad damage. Quando ne arrivano 1000. Tipo ora. No, non va bene, non va bene. Bene. Ah, la situazione è grigia, eh? Usiamo l'arma potente. Ok. Mo non muore più. Presenza demoniaca eliminata. Blocco annullato. Attenzione, ascensore di servizio Lazarus in arrivo. Presenza demoniaca oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Ok. Bam! Mamma mia, quanto è forte quest'arma. Raga, tirar giù questi sembrano delle seghe, ma è veramente tosta, eh? Se io lo sapevo, mi sono tenuto da parte i proiettili. Ok, mi sa che abbiamo finito, abbiamo preso tutto. Vediamo un attimo. Penso di aver segnalato tutti i segreti. Il livello finisce qua. Mi dispiace perché la prima run è stata veramente divertente. Peccato, ci sono un po' di cose parecchio divertenti. Peccato, però vabbè. Comunque, insomma, l'ho rifatto. Spero che l'ho apprezzata, anche se probabilmente questo video lo vedrete in 10 al momento, però insomma va bene così. Ciao.
ciao a tutti, bella.